Abitare l'anima per me è molto importante perché è una mostra che riassume due lavori che rappresentano un po' due mondi che fanno parte di me. Il primo è quello delle cattedrali rurali, questa serie sul paesaggio della Bassa Padovana, che è la terra a cui sono affettivamente legato e dove sono cresciuto, e l'altro è quello della città di San Paolo del Brasile, che è questa città che ho visto e conosciuto gli ultimi mesi del 2013, quindi pochissimo tempo fa. La cosa che riassume questi due mondi, totalmente distanti uno dall'altro, è il modo di essermi messo in ascolto di questa realtà. E io credo che proprio le forme dell'architettura, del paesaggio, le trasformazioni dell'uomo che compie nel paesaggio siano la testimonianza di un percorso, di tante scelte, di tante passioni, di tante pulsioni che stanno dietro questi modi di trasformare il paesaggio. Imparando ad ascoltare davvero questi luoghi, entrando in empatia, quindi imparando questo ascolto, che è un ascolto anche del cuore, io credo che si possa accedere a un messaggio cifrato che sta dietro queste forme, che ci può raccontare molto di questi luoghi anche di noi stessi. Un altro denominatore comune di questo mio lavoro, l'ho capito facendolo, è la lentezza. La mia è sicuramente una fotografia molto meditata. Io intendo la fotografia come presenza, che è un modo di relazionarsi con il mondo attivando tutti i nostri recettori. E la fotografia ci aiuta esattamente a fare questo, ci aiuta proprio a entrare in uno stato di empatia tale con il mondo, da sentirci quasi parte di un unico universo. E credo che questo sia uno dei metodi più efficaci per arrivare veramente a conoscere il mondo in profondità. Marco Maria Zanin è un fotografo, ma oltre alla fotografia tenta di raccontare qualche cosa di più. Questo viaggio incredibile fatto dall'altra parte del mondo, da Padova, partendo da Padova per arrivare a San Paolo, ci racconta il mondo delle differenze di due luoghi che sono tra di loro in apparente antitesi, che Marco ha cercato comunque di rendere comprensibili e decifrabili ai molti. Abbiamo da una parte un atteggiamento dicotomico, quello di raccontare la città, la pianura padovana con la nebbia che toglie gli orizzonti, toglie le prospettive e ingoia quasi tutto, ingoia la natura, ingoia gli edifici rimasti di una vecchia civiltà. Dall'altra parte invece ancora del mondo San Paolo, con questi grattacieli che nulla hanno di naturale e che allarga invece le prospettive verso gli orizzonti, dove la natura è assolutamente quasi cancellata ed in entrambe le foto ci sono dei fattori comuni. Le persone non si vedono a San Paolo perché sono dentro i grattacieli o per stare nelle strade, una visione dall'alto, mentre non ci sono nelle fotografie della campagna padovana. Forse sono mangiate nella nebbia, ma le persone si sente la loro anima, è l'anima dei luoghi. Diciamo che in qualche modo ci raccontano di un genius loci che sta in tutte e due, da tutte e due le parti. Nella sua rappresentazione anche poetica, la fotografia di San Paolo e questo cielo che bianco sembra un po' ricordare la nebbia sempre della campagna padovana, e in qualche modo diventa un linguaggio anche questo, come se la nebbia unificasse le letture.